sinistro presagio. Una macabra scoperta. Aveva solo 13 anni. Serviva un colpevole. È il pomeriggio del 3 marzo 1950. Un pomeriggio della periferia romana, a Monte Mario, dove la città si vede dall'alto. Quel pomeriggio, però, la città deve guardare giù, in basso, nelle sue viscere più nere, tra fango e orrore. Nella campagna di Primavalle a Monte Mario, un pozzo di 17 metri nasconde un segreto terribile. Un cadavere piccolo piccolo, il cadavere di un bambino. È Anna Maria Bracci, scomparsa da casa la sera del 18 febbraio. In quel pozzo, Annarella, come la chiamano tutti, non c'è finita da sola. Non è stata una disgrazia e nemmeno un caso. Annarella, a 17 metri sottoterra, ce l'ha buttata qualcuno, dopo averle fracassato la testa. Anna Maria Bracci, detta Annarella, è una ragazzina di 13 anni. Ne dimostra meno, ma ha già vissuto molto più della sua età. Dalle foto che appariranno sui giornali spunta una figuretta magra. Dai capelli neri, gli occhi tristi e una bocca che non sorride mai. Annarella e il fratello Mariano abitano insieme alla mamma in un piccolo appartamento della periferia di Roma, a Primavalle, in via Litta 9. Una borgata guasta, dove arriva solo un autobus, il 234. All'epoca era una realtà particolarmente degradata, in una situazione logistica particolarmente difficile, non c'erano mezzi pubblici di collegamento. Soprattutto le condizioni di vita della gente erano molto molto degradate. Si viveva come nelle favelas brasiliane, non c'era niente, c'erano le fogne a cielo aperto. Nel 1950 la guerra è finita, in città la gente ha tolto le macerie, ha buttato via il marcio per costruire il nuovo, nuove case, nuovi palazzi, una vita nuova. Nelle borgate come Primavalle no. Nelle borgate come Primavalle la guerra non è finita, la gente combatte sempre, ogni giorno, per lavorare, per mangiare, per sopravvivere. Non si costruisce niente di nuovo nelle borgate. Le macerie si accumulano sulle macerie, il marcio si accumula sul vecchio e ognuno lotta come può per non venire schiacciato. Anche la famiglia di Annarella lotta come può. C'era questa idea, diciamo, da parte di una certa stampa che nelle borgate si raccoglieva un po' il peggio della società. Ecco, quindi la famiglia Bracci era un po' prototipo, insomma, della famiglia di borgata, insomma, con tutte queste problematiche. Lottare diventa più difficile se la famiglia è in pezzi. Il papà di Annarella, Rizziero Bracci, manovale, se n'è andato di casa portando via i figli piccoli, Bruno e Giulio. Il fratello maggiore, Mariano, non può lavorare perché un incidente gli ha troncato una gamba. È un ragazzo violento che sfoga la rabbia del suo handicap coi familiari. E la mamma di Annarella, Marta Fiocchi? Marta Fiocchi ha scelto la strada. Riceve gli uomini in casa, anche in presenza dei figli. E per la piccola Annarella sta preparando un uguale futuro. In quell'ambiente di degrado aveva cominciato a seguire
la strada della madre, che si prostituiva, ha cominciato a prostituirsi per pochi soldi, anche se essendo un adolescente era completamente inconsapevole anche di quello che faceva. Anche per questo rischio che sente scorrere sulla sua pelle, Annarella cerca di stare fuori più tempo possibile. Così è solita frequentare il circolo della Democrazia Cristiana, dove si svolgono feste da ballo che le piacciono tanto. Oppure qualche volta la vedono scostare il portone di una chiesa. Più spesso svolge piccole commissioni per i vicini, in cambio di qualche spicciolo. Appena può, Annarella esce di casa. Anche di sera, come la sera di quel 18 febbraio. Sono ormai le 19:30. Bisogna preparare la cena, ma in dispensa non c'è più olio e manca pure il carbone. Mamma Marta non ha tempo per andare al negozio. Tocca ad Annarella. E Annarella va. Come al solito scende in strada e si avvia alla bottega. Era uno dei pochissimi negozi che c'era qui in Borgata. Vendeva di tutto, insomma, dal carbone al pane al giocattolo per i bambini. Ma questa volta c'è qualcosa di diverso. Perché Annarella questa volta non torna. Non torna dopo un'ora, non torna dopo due. Non è a casa per cena e neppure all'ora di andare a letto. Annarella è scomparsa. La mattina dopo iniziano ufficialmente le ricerche. Potrebbe essere dovunque Annarella Bracci, in città, in campagna. Qualcuno, si dice, potrebbe addirittura averla rapita. Alla fine del primo giorno della ragazzina non ci sono tracce. E così il giorno dopo e quello dopo ancora. Per i giornali è un mistero, per i lettori è una storia commovente. Un ricco barone, toccato dalla vicenda, promette 300.000 lire per chi ritroverà Annarella. I giorni continuano a passare, ormai sono 5, ma di Annarella nessuna traccia. Il buio di quel sabato maledetto comincia a farsi tenebra. Ma sarà proprio una notte profonda a mostrare la luce. 5 giorni dopo la scomparsa di Annarella, il nonno paterno, Melandro Bracci, racconta alla polizia di aver fatto un sogno. Il nonno disse evidentemente alle autorità che svolgevano le indagini di essersi sognata la bambina, di aver avuto questa apparizione e la bambina avrebbe detto: mi hanno ucciso e cercatemi e ritrovate il mio corpo. E lui orientò le indagini, che erano già state svolte in altre zone, sulla zona cosiddetta delle nebbie, dove erano siti questi pozzi. Quindi cominciamo ad andare nel balordo, insomma, no? In mancanza di indizi migliori, la polizia comincia così a setacciare le campagne di Prima Valle, quelle riconosciute nel sogno da Melandro Bracci. E puntualmente, 7 giorni dopo il sogno, dentro una cisterna in località La Nebbia, il corpo di Annarella viene ritrovato. Io avrei preso il nonno, l'avrei messo in galera, ma non importa. Ma il nonno sicuramente non era un medium, ma ciò non toglie che possa aver colto degli elementi che evidentemente erano lì e che lui poteva cogliere e che invece la polizia si è ben guardata dal cogliere. I pompieri fecero dei sondaggi, dai sondaggi si avvertì che sul fondo di un pozzo esisteva un corpo. Un pompiere si calò con una scala a pioli al fondo del pozzo e ritornò con questo cadaverino, diciamo, già sfigurato dal contatto dell'acqua. Il brutto sogno è diventato una realtà ancora più brutta, anche perché sarà proprio il nonno Melandro a intascare quelle 300.000 lire di premio offerte per il ritrovamento di Annarella. E nel 1950 300.000 lire sono una bella cifra, sufficiente per un appartamento in periferia.
Si ritenne che le indicazioni del nonno fossero state adeguate, diciamo, sufficienti per l'individuazione del cadavere, il nonno fu chiamato a riscuotere questa somma. Una brutta storia, brutta come tutto il mondo in cui vive Annarella. Espressione di cui abusiamo sempre, relativa al degrado sociale, è perfetta appunto nel nonno che si piglia le 300.000 lire di un benefattore, poi le investe male, le perde tutte, eccetera, il nonno che ha questo sogno che conduce esattamente dove si trova il cadavere della bambina. Qui siamo nella borgata romana più disagiata, in un posto che si chiama, credo, Prato di Checco Orgobbo, dove c'è un pozzo solitario, in cui oggi, grazie a Dio, se si cercasse qualcuno sarebbe il primo posto dove si andrebbe a guardare. E invece allora si sono dovute attendere le profezie di un nonno che evidentemente profeta non era. La sera stessa del ritrovamento, il corpo di Annarella Bracci viene portato all'obitorio per l'autopsia. I dottori accertano che la ragazzina è morta tra le 20.30 e le 22 del 18 febbraio e che presenta 4 ferite alla testa. Probabilmente è stata gettata nel pozzo quando era ancora viva. Si è entrata viva in acqua o stordita, comunque ancora viva, noi troviamo che la persona è entrata in acqua perché andiamo a vedere i polmoni. I polmoni sono una base importantissima proprio perché è l'apparato respiratorio il primo organo a soffrire. E quindi si evidenziano queste vedette emorragiche polmonari. Intanto gli inquirenti fanno un altro sopralluogo vicino al pozzo e trovano qualcosa, nuovi elementi di indagine. La bottiglia dell'olio che la ragazzina aveva con sé è in piedi, quasi qualcuno l'avesse appoggiata con cura. Poi c'è un fazzoletto con tracce di sangue. Poi c'è il fratello Mariano che dice di aver trovato le mutandine e la borsetta di Annarella. Sono segnali importanti. Vogliono dire che Annarella fino al pozzo ci è andata di sua volontà, in compagnia di qualcuno che conosceva. Il quadro, insomma, comincia a chiarirsi. Annarella, che era uscita di casa per comprare olio e carbone, non c'è finita da sola dentro al pozzo. Ce l'ha buttata qualcuno che conosceva, dopo averla ridotta in fin di vita. Già, ma chi è quel mostro capace di uccidere una ragazzina di 13 anni? E che motivi aveva per farlo? Roma, 1950. Una ragazzina di 13 anni uccisa e gettata in un pozzo. Il nonno dice di aver ritrovato il corpo grazie a un sogno rivelatore. È vero o sta cercando di coprire il colpevole? Nella borgata romana di Primavalle c'è davvero un mostro che uccide i bambini? L'assassino della bambina doveva essere cercato o fra persone occasionali o tra persone che in qualche modo ce l'avessero a morte con questa bambina. La polizia comincia a indagare e scopre che sì, qualcuno poteva avercela con quella ragazzina di 13 anni. Qualcuno molto vicino ad Annarella, anzi, la persona più vicina. Gli inquirenti fermano infatti Marta Fiocchi, la madre di Annarella. Innanzitutto vogliono saperne di più. Vogliono che la donna spieghi quell'atteggiamento così strano durante le ricerche della figlia.
perché dimostra uno scarsissimo interesse nella ricerca e poi nel ritrovamento della figlia. Ecco, un atteggiamento veramente distaccato, indifferente, strano da parte di un genitore. La Fiocchi si difende. Dice che lei, la sera della scomparsa di Annarella, aveva cercato a lungo la figlia. Era andata più volte al portone a chiamarla. Poi aveva setacciato le case dei vicini fino a piazzale Borromeo, ma senza risultato. Così, a mezzanotte e mezzo, la Fiocchi dice di essere andata al commissariato di polizia di Primavalle per denunciare la scomparsa di Annarella. Ma la Fiocchi non dice tutto, e gli inquirenti lo sanno. La polizia scopre che tra la ragazzina e la madre non scorreva buon sangue. Pochi mesi prima, infatti, la Fiocchi era stata abbandonata dal marito, Rizziero Bracci. Motivo? L'ennesimo tradimento e una gravidanza fuori dal matrimonio. Rizziero aveva denunciato la moglie per adulterio e Annarella aveva deposto in tribunale contro la madre. Una deposizione effettuata solo 3 giorni prima di venire uccisa. Ma non è tutto. C'è anche un altro individuo sospettato di aver aiutato quella madre degenere. Si chiama Adamo Moroni, è un vicino di casa e compagno di letto della Fiocchi. Era quasi un convivente, ma non l'unico. E anche questo personaggio veramente insolito, che entrava e usciva dal carcere così come dai manicomi. Secondo la polizia, potrebbe essere stato proprio Moroni a fare quello che Marta Fiocchi non aveva avuto la forza o il coraggio di fare: uccidere Annarella, sua figlia. Una madre che uccide o che fa uccidere una figlia. Un pessimo finale per una storia orribile. Ma le indagini continuano. Mentre si aspetta l'incriminazione formale di Marta Fiocchi, la polizia sta seguendo anche un'altra pista. Porta a Lionello Egidi. Anche lui è un vicino di casa dei Bracci. Ma vicino è una parola grossa. Si chiama Lionello Egidi, è un bracciante di bassissima estrazione, addirittura, se è possibile, in più bassa estrazione sociale della famiglia Bracci. Abita i loro scantinati. Lionello Egidi era un poveraccio. Ha fatto 1000 mestieri Egidi, il bracciante, il guardiano notturno, adesso il giardiniere per il comune di Roma. All'apparenza Egidi è un tipo tranquillo. Era un po' tottolone, non so come spiegare, non era un cervello brillante, insomma, no? Magro, scialbo, banale. Ha solo una caratteristica particolare, qualche ricciolo color cenere che incornicia un volto scavato. Per questo in borgata lo chiamano il biondino. Il biondino di Primavalle ha una moglie, Teresa Lemma, e 3 figli piccoli. Piacciono tanto i bambini ad Egidi. Verso Annarella, la ragazzina uccisa, ad esempio, ha sempre mostrato attenzioni particolari. La polizia mette nel novero dei possibili sospettati Lionello Egidi solo perché, come vicino di casa, conosceva la bambina. Lui diceva che era la ragazzina che gli faceva tenerezza. Può avere affetto anche per un gatto. La polizia, oltre a quell'affetto, non ha veri elementi contro Lionello Egidi. Solo tutte quelle attenzioni particolari verso Annarella. E solo il fatto di aver incontrato la ragazzina la sera stessa della scomparsa, il 18 febbraio, alla fermata dell'autobus. L'ha visto un'amica di Annarella ed Egidi conferma, aggiungendo di aver dato dei soldi alla povera Bracci per comprarsi le caldarroste. Quella sera, è vero, vide Annarella, ma la vedeva tutte le sere, la incontrava tutte le sere. E d'altra parte Egidi ha un alibi di ferro, perché sua moglie Teresa garantisce che tutta la sera Egidi, dall'ora della sparizione di Annarella in poi, è stato a casa. Lionello Egidi dunque un alibi ce l'ha. Anche la moglie di Adamo Moroni, l'amante di Marta Fiocchi, conferma che il marito è rimasto a casa la sera del 18 febbraio. Ma si tratta di alibi deboli, confermati solo da mogli devote o interessate. Tanto più debole è l'alibi di Marta Fiocchi, che non copre l'intervallo tra le 21 e le 23, ora dell'omicidio della ragazzina. In sintesi, nessuna pista è sicura. Le indagini tornano al punto di partenza.
La polizia inizia ad andare sotto pressione. Perché è dai tempi del fascismo che l'ordine regna sovrano, che per ogni delitto si trova il colpevole, massimo entro 48 ore. Invece stavolta la polizia non riesce a scoprire da chi sia stata ammazzata Annarella. Bisogna continuare gli interrogatori, setacciare palmo a palmo la vita dei tre sospetti. A forza di cercare, qualcosa viene fuori. Viene fuori che il mite, tonto, placido Lionello Egidi ha un passato torbido. Aveva notoriamente una certa esuberanza di carattere sessuale. Lionello Egidi ha addirittura messo incinta la sorella della moglie. Ma c'è di più. Da vecchi archivi della polizia spunta fuori che il biondino in passato ha collezionato varie denunce per aver infastidito alcune minorenni. Lui aveva molestato alcune bambine e questi fatti poi erano stati obiettivizzati, insomma, in qualche modo attraverso denunce delle madri, dei padri, eccetera, eccetera. A questo punto la polizia si convince della sua colpevolezza, non cerca più altre prove, è convinta che Lionello Egidi sia effettivamente il responsabile dell'assassinio di Annarella Bracci. Lionello Egidi viene chiuso in caserma e interrogato per 7 intensissimi giorni. Venerdì 10 marzo finalmente il biondino di Primavalle confessa, è stato lui ad uccidere Annarella Bracci. Sì, le ha dato i soldi per le caldarroste la sera del 18 febbraio, ma poi non è andato a casa. Hanno passeggiato insieme per un po'. Arrivati alla contrada La Nebbia, si sono fermati a chiacchierare su un muretto vicino al pozzo. A quel punto Egidi ha cercato di farle violenza. Annarella terrorizzata è scappata via. E allora Egidi dice di aver perso la testa. L'ha rincorsa. Lei faceva resistenza, così lui l'ha colpita. Più volte, alla testa, con un paletto raccolto lungo la strada. La ragazzina è svenuta ed Egidi, credendola morta, l'ha gettata dentro al pozzo. Confessa di essere uscito con la ragazzina, di aver tentato degli atti sessuali nei suoi confronti, di essere stato rifiutato e quindi di aver trovato un paletto chiodato, averla colpita alla testa e quindi averla gettata nel pozzo, presumibilmente svenuta. Tutto finito dunque. La polizia ci ha messo un po' più del solito a trovare il suo assassino, ma l'ha trovato. L'assassino di Annarella Bracci adesso c'è ed è Lionello Egidi. È un padre di famiglia che per passatempo violenta e uccide ragazzine. È un uomo dall'aspetto tranquillo che nasconde le pulsioni di un mostro. E ora che il mostro è venuto fuori, va rinchiuso in galera, subito, a Regina Coeli. D'altra parte, dice mezza città, cosa ci si poteva aspettare da un manovale della borgata, gente rozza per definizione? Lionello Egidi le aveva proprio tutte per finire a interpretare la parte del mostro, proprio le aveva tutte. Lionello Egidi non era neppure tanto capace di spiegare certi movimenti suoi, non era capace neppure di costruirsi un alibi. Ma non è solo una parte di Roma ad essere contenta. È contenta molta parte dell'opinione pubblica che ricomincia a sentirsi sicura e protetta. È contenta la polizia che torna ad essere custode dell'ordine ed è felice anche la famiglia Bracci. La madre, Marta Fiocchi, è stata scagionata e può tornare a condurre la sua solita vita. Poi c'è il fratello maggiore di Annarella, Mariano. Con un accanimento incredibile, era da subito stato convinto della colpevolezza di Egidi. Una cosa che mi ha sempre colpito, rileggendo questi atti, è che a un certo momento questa bambina aveva un fratello che aveva un handicap. Fu quello che portò alla polizia le mutandine della bambina, che disse di aver raccolto lì sul luogo e dove forse sul luogo non c'erano, e la cui posizione non venne minimamente approfondita.
Ma per un'altra parte di Roma questo finale puzza. Puzza di botte, di calci, di pugni. La Roma delle borgate, dei margini, della periferia, stavolta non ci sta. Stavolta non sta zitta. Comincia a volare una chiacchiera, sempre più insistente, che in commissariato al biondino l'hanno crocchiato. Io dico cosa dicevano i borgatari. Per forza quando va in questura la mettono, lo crocchiano. Tutti quelli che vengono arrestati prima o poi ammettono. Cosa devono fare? Piare poche. Non è leggera la mano delle forze dell'ordine in questi anni. Non dimentichiamo poi che erano gli anni in cui il ministro degli interni era Scelba, che aveva, come dire, una gestione molto ruspante e ruvida degli strumenti polizieschi, e questo vale sia sul fronte delle lotte sindacali, sul fronte della lotta alla mafia e anche sulla delinquenza comune. Anche nei commissariati la mano è pesante, i borgatari lo sanno. Questa era la concezione, oltretutto, che la... come posso dire, che il popolino aveva delle autorità, della polizia. Agiti a mettere perché lo picchiano. Si era creata evidentemente una identificazione tra la gente della borgata e il perseguitato. Così stavolta la borgata non ci sta, non vuole stare zitta. La borgata insorge contro la polizia e parla. In quel momento Egidi in qualche modo si è sentito, come dire, spalleggiato, assolto. Così anche Lionello Egidi decide di parlare. Come si avvertisse questa ondata di indignazione che viene da fuori, Egidi vuole parlare ancora, ma per ritrattare. Pochi giorni dopo la confessione, Egidi ritratta. Ritratta facendo presente che questa confessione non è stata spontanea, è stata indotta. Al processo che si è aperto nel novembre del 1951, il biondino ripete che la confessione gliel'hanno estorta, con minacce e con torture. Egidi dice che per fargli ammettere l'omicidio gli hanno cosparso le labbra di sale. Un'altra volta invece l'hanno riempito d'acqua fino a farlo scoppiare, mentre un'altra ancora gli hanno bruciato la carne con ferri roventi. È il primo caso giudiziario in cui sono stati denunciati i metodi della polizia, cioè il vero imputato nel processo Egidi non fu Lionello Egidi, ma fu la questura di Roma, la mobile di Roma. Egidi però si trova in una posizione difficile. Al processo la ritrattazione è un elemento pesante, tanto più che il biondino di Prima Valle aveva confessato l'omicidio davanti alla polizia, ma anche sotto giuramento davanti al magistrato. Sotto le botte puoi ammettere la tua responsabilità, ma quando ti trovi davanti al magistrato, tu a un certo punto hai è il momento ed hai l'occasione per ritrattare. La difesa, insomma, ha il suo bel da fare, ma ecco il colpo di scena. Vengono chiamati a testimoniare i due agenti che hanno condotto l'interrogatorio, e sono parole pesanti. I due uomini confermano di aver spinto Egidi a confessare, convincendolo che era l'unico modo per sottrarsi alle violenze. L'opinione pubblica si commuove, la posizione di Egidi cambia e il processo prende una piega sulla quale nessuno avrebbe scommesso. È il 18 gennaio 1952, ore 19. In una affollatissima aula del Palazzo di Giustizia di Roma viene pronunciata la sentenza. Assoluzione per insufficienza di prove. Lionello Egidi, il borgataro, è stato assolto. Per Prima Valle, per la gente ai margini e sempre dalla parte del torto, è una vittoria. Il sole è tornato sulla borgata dove abita Lionello Egidi. La sera prima nevicava quando lui ci era arrivato, appena dimesso da Regina Celi.
Tra le feste degli amici, Egidi esce dalla cronaca, rientra nella vita quotidiana. Lo accompagnano verso le scale che aveva disceso l'ultima volta in brutti giorni, finiti bene. I mesi di una celebrità che non avrebbe mai desiderata. Dalla parte del torto stavolta si trova la questura, la garante della legge. Questa è la straordinarietà del processo Egidi, perché da un fatto di cronaca, come ce n'erano tanti altri, che sarebbe completamente rimasto nell'ombra, si sviluppa un clamore, un parlare, un dar voce, ecco, a delle problematiche di cui fino a quel momento non se ne sapeva assolutamente nulla. La soluzione di Lionello Egidi diventa anche una festa, per la famiglia e per la borgata. Tutto a posto? Per grazia di Dio e per competenza della giustizia degli uomini e dei miei avvocati sono contento di essere in libertà. Rivolgo un saluto a tutti i carabinieri e capitani dei carabinieri che hanno assistito a me ieri delle 6 ore e mezza di attesa della Camera di Consiglio. Cosa ha fatto durante quelle 6 ore, Gigi, lei? Abbiamo parlato, scherzato, raccontato barzellette così e sono volate. Voglio dire che ringrazio la giustizia di essere stata umana, la stampa e bacio i nostri avvocati, la famiglia Egidi. Secondo me lui si è sentito miracolato, era dentro fino alla testa, diciamo, aveva confessato, tutto era contro di lui e a un certo punto viene assolto, era andato a scendere il cielo a qualche salto. Lionello Egidi rientra trionfante nella borgata di Prima Valle, accompagnato anche dai difensori, l'avvocato Salminci e l'avvocato Marinaro. Curiosamente però, notano i giornali, l'avvocato Salminci non sorride mai al suo assistito, neppure al momento del brindisi. E Salminci aveva come natura un carattere chiuso, era un uomo sempre... sembrava quasi sempre di cattivo umore, per la verità. Si dice che da foto di repertorio l'avvocato Salminci avrebbe avuto un'espressione un po' dura nei confronti di Egidi, ma al contrario l'avvocato Marinaro era assolutamente radioso e sorridente. Però è anche accreditabile questa versione, questa interpretazione, che cioè lui ha fatto l'avvocato, ha fatto, diciamo, il suo dovere di professionista, ma poi può non aver sentito la necessità di festeggiare, di sorridere, di solidarizzare in maniera evidente nei confronti di Egidi. Forse l'avvocato Salminci è davvero un tipo taciturno, poco incline agli entusiasmi. O forse, in fondo al cuore, teme che il suo cliente abbia qualcosa da nascondere. Anche fuori dalla borgata, dentro la città, la pensano così. Poi ripeto, è sempre forte l'argomento che la ritrattazione non è avvenuta davanti al magistrato. Lui ha confermato al magistrato le stesse cose, quello che aveva detto alla questura. Quindi questa confessione non buttiamola via. Egidi non la racconta giusta. Il mostro che ha violentato e ucciso Anarella è lui, il banale scialbo biondino di Prima Valle. C'era il giornale che lo faceva colpevole e il giornale che lo faceva innocente. Ma allora non è nata la divisione, proprio la spaccatura. Per i giornali della borghesia Egidi l'ha solo fatta franca, ma prima o poi dovrà pagare, con tutti gli interessi. Dopo la soluzione Egidi passa 3 anni tranquilli, riprende a lavorare e soprattutto si gode la popolarità che il processo gli ha regalato. Ma sul biondino continua a pesare un'ombra. E quell'ombra si allunga pochi anni dopo. In fondo, Egidi è stato assolto per insufficienza di prove. Basta trovare qualche indizio in più e il mostro è incastrato. E infatti, nel 1955, durante il processo di appello per la morte di Anarella Bracci, un nuovo colpo di scena scuote l'aula. Purtroppo, nelle more del processo, accade un fatto spiacevole che mina
il destino di Lionello e Gidi un'altra volta. E cioè una bambina, combinazione anche lei di nome Anna Maria, di 13 anni, lo accusa di averla avvicinato durante una festa campestre. Ecco, Egidi è un uomo dalle pulsioni sessuali incontrollabili. Appena assolto, ha subito ricominciato a insidiare ragazzine. È evidente, l'assassino di Annarella Bracci è lui, e stavolta paga tutto. Egidi viene considerato a quel punto colpevole senza ombra di dubbio e viene condannato a 26 anni per l'omicidio di Anna Maria Bracci e a 3 per le molestie nei confronti della giovane Anna Maria. Alla lettura di questa nuova sentenza la moglie Teresa urla no, no. Diversa invece la reazione dell'imputato. Lionello Egidi rimane impassibile di fronte alla lettura della sentenza. Aggiunge freddamente: avete aggiunto una vittima innocente oltre la bambina. Altro che vittima innocente. Il biondino di Primavalle, che adesso è semplicemente il mostro, deve andare in carcere e rimanerci quanto più possibile. Non resta che aspettare la conferma della Cassazione. Ma questa è una storia che gira a rovescio. Ogni nuovo capitolo si torna indietro per ripartire da capo, e al contrario. L'Egidi colpevole è stato assolto e l'Egidi innocente è stato condannato. In questa storia i colpi di scena non finiscono mai. Una bambina uccisa e gettata in un pozzo nella borgata di Primavalle. Lionello Egidi, un vicino di casa, è stato prima assolto e poi condannato. Ci sono solo flebili indizi, ma nessuna prova. Manca solo il terzo grado di giudizio e poi Egidi finirà i suoi giorni in galera. Eccolo il nuovo colpo di scena. Nel gennaio del 1957 la Cassazione assolve definitivamente Lionello Egidi. Non è stato lui a uccidere Annarella Bracci. Chi sia stato non si sa, ma non il mostro di Primavalle. Quello che è certo è che i processi ai quali è stato sottoposto, sia quelli in cui è stato assolto, sia quelli in cui è stato condannato, non sono mai stati molto chiari. Tanto che la soluzione finale è sembrata quasi una soluzione definitiva, riparatoria. E una giustizia che funziona così vuol dire che non funziona bene. Quello che la stampa, parte dell'opinione pubblica di Roma avevano bollato come mostro è di nuovo Lionello Egidi, il borgataro. Di fronte a questa finale trionfale definitivo della sua storia processuale, Egidi rimane glaciale, impassibile un'altra volta e pronuncia una frase che in un certo senso si rivelerà profetica, perché dice: oramai sono stato additato un po' come il capro espiatorio. Qualunque fatto del genere dovesse succedere ancora, io sarei comunque indicato come il colpevole. Gennaio 61, esplode un terzo caso Egidi. L'opinione pubblica inorridisce. Questa volta si tratta di un bimbo e si raccolgono prove. Il biondino è di nuovo imputato. Questa è la scuola del piccolo Sergio e questa è la panchina dove il biondino attendeva. La ricostruzione dei fatti ha portato le indagini nel folto di Villa Panfili, oltre questo rudere. Gli indizi sono contro Egidi. Griderà ancora: sono innocente? Nel 1961 Lionello Egidi viene accusato di violenza da un ragazzino e condannato a 8 anni di carcere. Questa volta l'omicidio di Annarella Bracci non c'entra nulla. Ma comunque, la storia al rovescio del biondino di Primavalle torna a girare al contrario. Questa è veramente una storia che andrebbe messa sui giornali, che nessuno ricorda, che invece è il paradigma di tutte le storie di questo tipo. Si ricomincia da capo, ancora colpevole, ancora il mostro. Non c'è sentenza che tenga. L'etichetta di mostro Egidi non riuscirà più a togliersela. È uno che è entrato e uscito di galera non sempre sulla base di prove certe, perché anche quando è stato condannato per le molestie a un altro bambino c'era semplicemente la parola dei genitori di quest'altro bambino. Mancavano le prove,
La vicenda di Egidi è veramente una vicenda epocale che fa da spartiacque per tanti motivi e che entra anche nel lessico e nel linguaggio comune. Io ho trovato, sempre cercando nell'archivio di studio, un settimanale di allora, il Marco Aurelio, era un settimanale del 52, quindi l'anno dell'assoluzione in primo grado, dove si vede una vignetta. Nella vignetta ci sono dei personaggi, uno dei due dice all'altro: cosa gli faranno oggi ai neofascisti? E l'altro risponde: li egidieranno. Questo è veramente il, la madre di tutte le battaglie rispetto a fatti che sono verificati in Italia anche successivamente e che purtroppo hanno sempre generato gli stessi errori. Quando esce di prigione è il 1966. Egidi ha 48 anni e ha subito 3 arresti, 3 scarcerazioni, 11 processi e 11 anni e mezzo di prigione. Non esiste alcun elemento obiettivo che ne giustificasse il sospetto. Non dico l'accusa e la condanna, ma dico il sospetto. Così come il povero Giro Limoni passa ancora oggi per essere il mostro pedofilo per eccellenza, e non lo era, ugualmente Egidi passa per essere il mostro di Prima Valle e non lo fu. Egidi adesso è libero, ma per un po' non avrà il coraggio di vedere neppure Prima Valle, la sua borgata, quella che l'aveva accolto così esultante la prima volta che era uscito dal carcere. Adesso non c'è nessuno ad aspettarlo, a urlarne l'innocenza, a baciarlo e ad abbracciarlo. E la gente a Prima Valle non c'era più. Non c'era più perché ormai il processo di stigmatizzazione si era messo in moto e quindi ormai non c'era più verità che potesse tenere, perché ciò che era stato costruito era più forte della verità. Adesso, nel 1966, Prima Valle è un po' diversa rispetto a 15 anni prima. Tutta l'Italia è un po' diversa. È un'Italia che ha conosciuto il boom economico, demografico. La gente non ha più fame, non piange più, guida la macchina e va in vacanza, compra e consuma. È una Roma molto più colorata, quella che Egidi trova fuori dalle sbarre. Più vivace, più confusa, ma anche più indifferente alla sua vicenda. Ormai ai giornali interessa poco che il biondino di Prima Valle sia libero per sempre. Nelle pagine di Cronaca Nera si parlerà ancora di Prima Valle nel 1973, ma per un altro caso, il pluriomicidio della famiglia Mattei. Questa però è un'altra storia e un altro tempo. La storia di Egidi invece è finita. Solo qualche vecchio cronista di buona memoria, negli anni a venire, riconoscerà in un parcheggiatore del centro di Roma il biondino di Prima Valle. Egidi ormai è un povero vecchio che continua a proclamarsi innocente, a dire che lui, ad Annarella Bracci, aveva sempre voluto bene e che avrebbe voluto salvarla. Difficile non credergli, difficile credergli. Lionello Egidi è uno che giustamente a un certo momento dice: beh, il prossimo bambino al quale faranno qualcosa verranno a cercarmi. Ho potuto ricostruire per certe cose la discussione che papà affrontò nella difesa di Egidi. Lui era convinto dell'innocenza di Lionello Egidi, era convinto che Egidi fosse diventato un uomo cavia. Ecco, l'uomo cavia è proprio un termine che papà aveva usato nelle sue arringhe difensive. Dopodiché, magari era furbissimo, magari diventava un alibi. Però tendo a pensare che Lionello Egidi, tutto sommato, fosse un poveraccio. Lionello Egidi è un derelitto che non avrebbe interessato l'opinione pubblica nel modo più assoluto. Invece crea un interesse da parte della stampa e di tutti, dell'opinione pubblica, che si spacca. A un certo momento si è in qualche modo persino compiaciuto del ruolo e della fama, dell'esposizione che aveva. Purtroppo è una vicenda oscura e drammatica che ha dato luogo poi ad un processo di rimozione collettiva. Quindi oggi non se n'è più parlato. Egidi, il mostro di Prima Valle, la persona per alcuni la più abietta, per altri una specie di martire popolare, è stata assolutamente cancellata. Su Annarella Bracci il silenzio è calato a tante coincidenze. Poco prima di morire,
Annarella Bracci aveva visto un film che l'aveva molto colpita. Era la tragica storia di una ragazzina della sua età, molto religiosa, uccisa da un ragazzo che aveva tentato di violentarla. La ragazzina del film si chiamava Maria Goretti. Venne canonizzata da Papa Pio XII nel 1950. Nello stesso anno, Annarella Bracci finiva i suoi pochi giorni dentro un pozzo.